Date la sensazione di essere eterni, come se aveste compiuto la vostra impresa ieri e invece sarà di moda anche fra 100 anni. Mi fa molto piacere, ma io credo che in generale quando fai qualcosa quando eri giovane lo ricorderai per tutta la vita. La mente rimane giovane, rimane bloccata, è il corpo che purtroppo invecchia. Comunque è chiaro che è un piacere enorme per me essere qui con tanti campioni. Sono addirittura eccitato, non solo onorato di essere qua al premio Fair Play Mecenate con tanti grandi simboli dell'olimpismo mondiale. Represent so many Olympians and that I was chosen to be here is very special for me. Ma se qualcuno 40 anni fa ti avesse detto che oggi i giochi sarebbero stati in Cina, cosa avresti pensato? In questi 40 anni, insomma, noi li abbiamo vissuti, il tempo è passato, quindi adesso mi sembra una cosa sensata. E abbiamo visto le porte di questi paesi spalancarsi, abbiamo visto come le cose si sono modificate nel tempo. E ho due pensieri, soprattutto. È chiaro che non mi sarei mai immaginato probabilmente di andare in Cina a 40 anni di distanza dal 68. Però le due riflessioni che faccio sono che intanto i tempi adesso sono maturi e la prospettiva, la scelta del Comitato Italiano, del Comitato Olimpico Internazionale va assolutamente apprezzata e quindi io dico è giusto andare a fare i giochi in Cina. La seconda è che loro diventeranno i nostri ospiti, saranno loro a invitarci a portare il senso dello sport nel loro paese e credo che in generale lo sport, gli sportivi abbiano sempre, avranno sempre il compito di costruire dei ponti fra le persone e risolvere quelle cose che spesso invece la politica non riesce a mettere a posto. Their culture, their system, and relative to what ours is, and I think that that's very positive. So I'm feeling very excited about it. When you made the first time your flop. Ma quando hai realizzato per la prima volta il Fosbury, il salto che ti ha reso famoso, avresti mai immaginato che sarebbe stata un'innovazione così importante o volevi solo cercare un risultato migliore? No, è ovvio che come sempre lo sportivo va in pista cercando di realizzare una sfida, di ottenere un risultato e di vincere. Io avevo capito che ci voleva uno sforzo diverso, superiore per ottenere un risultato vincente, avevo preparato questa tecnica con il mio allenatore, ho cercato di rimanere concentrato, di cambiare stile, di sviluppare quelle che erano le mie potenzialità e sono stato anche fortunato che il mio coach mi ha permesso di fare un salto del genere. Non è che nell'atletica in particolare, ma in generale, nell'olimpismo, si sia arrivati a un livello di professionalità e specializzazione tale che rispetto alla vostra generazione si sia perso un po' di romanticismo? Ma sicuramente, da un lato è giusto che il business e l'ottenimento del risultato porti a spingere gli atleti a cercare soluzioni sempre migliori, però forse effettivamente una volta era diverso, era meno sistematico la preparazione ed era molto più bello essere tutti i giorni in pista. Oggi alcuni atleti gareggiano 4, 5, al massimo 6 volte all'anno. Enjoy your games. I will, thank you.